Benvenuti al plenilunio di Leo. Ebbene, in questo plenilunio vediamo che c'è un rapporto particolare con il Sole nel cuore del nostro sistema solare. L'allineamento planetario e sistemico stabilito a questo plenilunio è un allineamento cuore-anima. Ebbene, il cuore dell'umanità, il cuore del pianeta, la gerarchia spirituale e il cuore del Sole creano il canale che si estende a Sirio, la grande stella dell'iniziazione. E dunque avvolge gran parte di questo nostro universo. Sirio ha un rapporto particolare col nostro pianeta Terra e attraverso Sirio e il centro solare la pura energia d'amore fluisce nel cuore planetario. Quindi per noi Sirio è fautore di una libertà d'amore, o l'amore libero da ogni contraddizione, quell'amore puro, universale, che proprio nasce nel cuore di Sirio. Questo allineamento stabilito al plenilunio di Leo evoca i principi cosmici di amore e libertà, proprio come ho detto poc'anzi, che attraverso Sirio e il Leone fluiscono entrambi nella nostra sfera di consapevolezza. Questi due principi stanno esercitando un crescente influsso sulla coscienza umana, influenzando tutti i campi della vita. Eh sì, mentre cerchiamo di lavorare con queste energie e di cooperare con la gerarchia spirituale del pianeta, ebbene il risultato dovrebbe essere l'accresciuta manifestazione del principio d'amore per l'umanità e la liberazione della vita umana dalla schiavitù del materialismo e da tutto ciò che tende a imprigionare lo spirito umano. E non è poco. Se riuscissimo in questo periodo di nascita dell'era di Aquarius, ottenere questo sarebbe un grandissimo risultato per l'umanità. Eh sì, nascita e crescita di Aquarius, lo dobbiamo sentire nel cuore, perché questa era e questo inizio di era ci giochiamo tutto il nostro avvenire, per noi, per i nostri figli, i figli dei nostri figli e così via. Ci stiamo giocando veramente l'avvenire dell'umanità in questo inizio di Aquarius. Dobbiamo esserne consci, solo allora daremo il nostro meglio e ci dobbiamo sforzare affinché questa verità giunga
ai cuori dell'umanità più vasta possibile. Quindi è un nostro servizio che dobbiamo avere ben presente ed esercitare come compito. Passiamo ora al mito di Ercole. Ercole deve uccidere il leone di Nemea, simbolo della personalità potente, fortemente strutturata, autoaffermativa, che ha attratto a sé e unite tutte le forze dell'io personale. Non potendolo eliminare con le frecce, Ercole cerca di imprigionarlo cacciandolo nel fondo della caverna di cui aveva bloccato un'uscita. Affronta quindi il leone da solo, a mani nude, significando che il lavoro va fatto su se stessi con il solo aiuto della volontà. E io aggiungo una volontà d'amore. È il momento in cui il sole irradia al massimo la sua forza e il suo calore. È il momento in cui l'uomo può utilizzare al massimo questa energia magnetica per il suo progresso spirituale. Nel leone l'aspetto inferiore della mente si tramuta sotto l'influsso della mente superiore, illuminata, e conquista dunque l'autoaffermazione individuale, un grosso traguardo. Ebbene, dobbiamo tendere a questo traguardo tutti quanti, poiché l'illuminazione è la nostra meta. In definitiva, l'illuminazione che ci arriva attraverso la quinta iniziazione, quella che ci fa divenire maestri, quella è la vera illuminazione. Possiamo dire che è il vero stato dell'essere umano, lo stato di umanità più alto e originale, poiché quel grado di maestria è proprio quello che ci distingue da tutti gli altri regni e rende il nostro regno umano unico, specifico, veramente a somiglianza della volontà creatrice. E dobbiamo rifletterci su questo. È lo status a cui perveniamo come appunto iniziazione più alta, ma anche lo status di base per l'essere umano con la E maiuscola. Altrimenti prima di questo siamo sempre uno stato intermedio tra i mammiferi e l'uomo. Eh sì, dobbiamo rendercene conto, perché almeno arrivare alla terza iniziazione, che già ci fa vedere la realtà per come è per noi esseri umani, noi co-creatori di questo pianeta,
e poi con la quarta e infine la quinta iniziazione, quella che ci libera definitivamente dal giogo della animalità, intesa anche come bisogni fisici. Ecco. E dunque, proprio in questo momento del plenilunio di Leo, di massima espansione del Sole, dobbiamo sentirci nella massima espansione del nostro cuore come esseri umani, un presagio di quella quinta iniziazione. E allora passiamo alla meditazione riflessiva. Il leone è simbolo della regalità, nella consapevolezza della sua forza. Egli sa di essere al di sopra della massa, quasi annoiato di fronte a tutti quelli che lo rispettano e che lo temono. Questo è il leone della materia. Io sono della personalità umana che, staccandosi dal gregge, inizia il suo cammino individuale alla ricerca dell'affermazione e dell'affermazione dell'io nel mondo. Ed è giusto che sia così, poiché non si può arrivare al sé se prima l'io non è stato in qualche modo soddisfatto, placato nella sua ambizione. E anche questo ci deve fare riflettere. È un passaggio assolutamente necessario per il consolidamento dell'io inferiore, che mira essenzialmente a soddisfare il suo potere sulle cose e sulle circostanze. Che le cose siano, io governo perché sono. Questa è la nota di Leo nella personalità. Ma nell'uomo, come nel sole fisico, alberga anche il leone animico e quello spirituale. Le nebbie dell'illusione sono dense e nessuno può diradarle per noi. Eh no. È un lavoro che ci spetta. Nessuno può farlo per noi. La prova è dura. La nostra responsabilità è grande quanto il nostro potere. Eh sì. È proprio di fronte a questi carichi accumulati nel nostro cuore che un giorno ci rendiamo conto che non è attraverso l'esercizio del potere che si diventa grandi. No. È attraverso un altro esercizio, quello del servizio. Dobbiamo scoprire il potere di servire il prossimo. Allora, con grande coraggio, ci togliamo ad una tutte le immagini fasulle che ci avevano ricoperto, mascherandoci la realtà. Sarà allora
il leone solare, il leone di Giuda, cosiddetto, colui che dal centro si riconoscerà per quello che è. Io sono quello e quello sono io. E questa è la nota dell'anima. È il grido di gioia dell'anima che si riconosce al centro tra il padre e la madre. Che bello riconoscersi finalmente tra i due, sintesi dei due, come tutti i figli, sintesi dei genitori. Questo è dunque il momento migliore per stimolare in noi il leone solare. Ogni progresso che facciamo è per l'umanità. Diventiamo seminatori che non si occupano di raccogliere il frutto delle loro azioni, per andare sempre in avanti e sempre più in alto verso l'amore, l'amore impersonale, l'amore che tutto sa, tutto abbraccia e tutto concentra in sé. Bene, siamo arrivati al termine di questa celebrazione del plenilunio di Leo e dunque recitiamo in coro la grande invocazione. Dal punto di luce, entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini. Sia luce sulla terra. Dal punto d'amore, entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini. Possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, un proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro, che vien detto il genere umano, si svolga il piano di amore e di luce e sigilli la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra. Bene, è tutto e dunque ancora buon plenilunio di Leo.